Bentornati ragazzi sul canale, finalmente siamo in quarantena. Ok, adesso oggi non voglio fare una puntata in cui parlerò su come trasferirvi in Scozia o su come funzionano le cose qui. Vi parlerò di come sto affrontando io la quarantena e come la stanno affrontando i miei vicini scozzesi. E alla fine di questo video vi darò qualche consiglio su come affrontare magari la quarantena in Scozia in modo che sia fruttuosa per il vostro futuro trasferimento in Scozia. Non so se mi avete già visto con questa vestaglia. L'ho comprata a Edimburgo, dovrei trovarla anche su Amazon, in caso vi lascio il link in descrizione. Come sto affrontando io questa quarantena? Oltre a fare la roba del canale, quindi iniziare a preparare dei video, controllare e raffinare questo blog che ormai è online, ma ha un sacco di lacune, devo ancora mettere un sacco di articoli, ho avuto l'idea di creare delle mascherine che avrete visto sicuramente nella mia pagina, sono queste qua, ne ho fatte di vari tipi. Prima che ci fosse il lockdown, la quarantena della città, sono riuscito ad andare in una bottega a Edimburgo e prendere del cotone di qualità e l'ho fatto secondo le linee guida di quel farmacista, quel famoso video dove fa vedere la prova del vetro, no? Si mettono così. Le ho vendute quasi tutte, spedite anche in Italia, però ne ho ancora un po'. Se vi può interessare, non sono le FFP3, sia chiaro, è ovvio. Però comunque, come si vede anche dal video, meglio di niente, insomma. E poi sono carine, dai. Un po' di Scozia ci vuole. Poi mi sono messo a fare i dolci, e come tutti gli italiani che stanno lì ad ammassare, ho fatto le mie adorate. Sono un po' storte, sono un po' strane. Le mie adorate cinnamon bun o cinnamon roll. E proprio adesso stavo mangiando anche una torta di zucca che ho appena sfornato, con una base di biscotti al burro scozzese, gli shortbread, e della crema del Devonshire. Quindi, finito il pippone di quello che sto facendo io, parliamo di quello che fanno gli scozzesi, insomma, è quello che vi interessa, lo so. Iniziamo dal mio vicino Craig, lui è in depressione, ragazzi, davvero. Il fatto è che i pub hanno chiuso qui, hanno chiuso i pub e chiudendo il pub hanno chiuso la piazza, hanno chiuso il centro sociale della cultura scozzese, della cultura nordica in generale. Sì, perché ci farò un video a parte, ma il pub qui non è soltanto il bar dove puoi andare a prenderti un drink e mangiare qualcosa al volo, no, il pub è qui letteralmente la piazza. E chiudere il pub vuol dire chiudere la comunità. C'è da dire però che alcuni pub in Scozia hanno offerto il servizio delivery, cioè alcuni pub in Scozia danno un servizio di spedizione di bottiglie e pinte di birra direttamente a casa tua, ma non è la stessa cosa, non è il bere la birra, è l'incontrarsi con gli amici al pub. Non è solo la birra, perché la birra la puoi prendere anche al supermercato, cioè. Hamish invece è stato molto furbo. Hamish, un altro mio vicino, si è inventato il pub in giardino. Non so se avete visto anche la mia foto quando ho fatto tiro con l'arco appunto nel mio giardino. E sì, perché dovete sapere che tralasciando Edimburgo, Glasgow, altre città dove ci sono appunto molti palazzi, fuori città, nei paesini, nelle campagne, nei villaggi dove ci sono anche magari 50.000 abitanti, generalmente non ci sono palazzi. Sono tutte case, su case, su case, alcune staccate, molte a schiera, al massimo su due livelli e tutte col giardino. E quindi appunto io avendo anche il giardino ho i vicini nel giardino, separati dallo steccato. E allora questo Amish cosa ha pensato? Ha detto adesso che faccio? Metto il tavolo attaccato allo steccato del mio vicino, così non ci guardiamo, comunque non c'è contatto, però noi ci sentiamo, sappiamo che l'altro sta di là. Prendo la birra al supermercato e ci facciamo la pinta di birra al pub, tra virgolette. E quindi adesso c'è Amish che stava, adesso poi è tardi quando ho registrato questo video, è stato ieri, che si è messo lì a bere e a parlare con questo steccato e a fianco c'era il suo amico, il suo vicino. Dai, è stato ingegnoso questa cosa, bravi. Adam invece è stato un po' prevenuto, un po' ha reagito un po' di pancia, mi ha detto: questi europei ci hanno portato questo coronavirus, già c'è la Brexit. Lui non è pro-Brexit, ma già c'è la Brexit, adesso pure questo coronavirus, quasi quasi andrebbe chiusa questa Europa. E poi io gli ho detto: vabbè, non è colpa nostra, perché io appunto sono italiano, quindi comunque sì, vivo in Scozia, la mia vita è qui, ma comunque io ho origini italiane. E lui mi ha detto: ma no, no, Ricca, non è colpa tua, no, è solo che, cioè, comunque quel virus è venuto dall'Europa. Cioè, il fatto che noi siamo in un'isola e quindi se fosse stata chiusa appunto per il coronavirus soltanto temporaneamente non sarebbe mai venuto un europeo con il coronavirus. Però non è colpa loro, non è colpa nostra, cioè è una roba mondiale, cioè ragazzi. Il mio capo scozzese, donna invece, sempre ottimista, sempre anche troppo ottimista secondo me. Adesso continuerà a lavorare, gli hanno detto che siccome lei è il capo deve stare lì a fare la sentinella in un hotel vuoto,
Però non è neanche arrabbiata, forse perché la pagheranno un extra, non lo so, cioè non è troppo stressata, io sarei, mi sarei incazzato nero, cioè sto in quarantena che fai mi chiami per andare lì in un hotel vuoto a stare dalle 9 alle 9 a guardare il muro, cioè. Però lei è sempre contenta, quindi è così. Sì, ma quindi com'è la quarantena qui? Da quant'è che c'è? C'è da qualche giorno ormai, non so se lo conoscete, spero di sì, Stefano Virgili con le sue live quasi giornaliere che ci aggiorna sempre sulle novità, su cosa ha fatto l'SNP, su cosa ha fatto Boris Johnson, su cosa c'è di nuovo soprattutto in questo periodo, e siccome lui è molto più ferrato di me su queste cose vi consiglio di andarvi a seguire queste live, sono molto importanti, vi lascio il link della sua pagina in descrizione. Ci sono alcune differenze tra la quarantena in Scozia e la quarantena in Italia, ad esempio io posso uscire per fare sport, ma con sport si intende anche una camminata, posso stare con massimo una persona, che sia un mio familiare o che sia una persona che conosco, però a parte questa cosa il resto sostanzialmente è come l'Italia, non c'è qui ancora, non c'è una certificazione che devo presentare alla polizia, ma per il resto tipo le file al supermercato tenendo un metro di distanza, la gente con le mascherine, è simile, veramente veramente simile all'Italia. Ho scoperto anche che le distillerie in Scozia di whisky, di gin e di birra si sono messi a distillare, a produrre gel igienizzante per le mani, cioè ragazzi, chapeau. Una roba curiosa, le Highlands, sì, perché noi qua stiamo parlando della Scozia, non del Regno Unito. Le Highlands sono un posto magico, ok? Un posto dove ci sono in alcune zone 7 abitanti per miglio quadrato, se non ricordo male, e lì la situazione è diversa ovviamente. Immaginate un uomo delle Highlands che vive e magari ha un vicino a 50-100 metri, cioè sì, la quarantena la avverte, non l'avverte, per andare al supermercato comunque deve prendere la macchina, e gli inglesi questo lo sanno, soprattutto perché poi l'estate in Scozia è bellissima, non so com'è in Inghilterra, ma in Scozia è bellissima perché ci sono quasi 22 ore di luce, cioè davvero, io l'anno scorso non ho visto neanche il buio totale, non l'ho visto, ho visto il crepuscolo. E poi è tornata l'alba verso le 2 del mattino. Neanche troppo fredda, siamo sui 20-25 gradi circa. E gli inglesi che hanno pensato, e mi rivolgo agli inglesi perché molti sono partiti da sotto, dal sud appunto dall'Inghilterra, però anche altri dalla Scozia si sono mossi, hanno pensato, ma sai che c'è? Io prendo un caravan, un camper, me ne vado sulle Highlands, mi faccio la quarantena di lusso. No. Perché? Perché se tu vai a far ammalare anche quelle persone, già loro sono consapevoli che non hanno l'ospedale sotto casa, cioè li metti nei guai, tu hai il camper, te ne freghi, ma metti che devi infettare, che ne so, un villaggio a Glencoe, non è una cosa bella ragazzi, cioè infatti hanno messo anche un cartello, la polizia si è incazzata giustamente, anche l'SNP con Nicola Sturgeon si è incazzata perché della serie non si fa. È ovvio che è percepita in maniera diversa, se io vivo a Edimburgo, esco di casa e mi trovo magari, non lo so, su George Street, loro invece magari escono di casa e c'hanno lo scoiattolo, c'hanno gli uccellini, c'hanno il ruscello, il torrente con i salmoni, che ne so, e il vicino che sta chissà dove. È diverso ragazzi, capisco che è diverso, però ognuno ha la sua casa, vive in un proprio luogo, non dovete rompere le scatole agli altri. Detto questo, ho notato che io, avete visto che mi sono messo a fare anch'io le cose fatte in casa come voi in Italia, anche qui si sta riscoprendo questa cosa di fare la roba fatta in casa, infatti il reparto pasticceria, dolci, farine eccetera, totalmente sold out. Questa è una cosa buona, perché qui c'è un problema del junk food, ovvero il problema del cibo già pronto, perché a loro sbatte magari andassi a fare la lasagna e quindi prendono la lasagna direttamente surgelata. Però col fatto che hanno la quarantena e ovviamente anche loro si rompono le scatole, stanno riscoprendo appunto i piatti loro, non i piatti nostri italiani, quindi non è che si mettono a fare la pizza, cioè possono provarci, sì, ma faranno sicuramente i piatti loro, però riscoprono un po' la tradizionalità del cibo. So che sembra che sto cercando un lato positivo, però il riscoprire la cucina casareccia in un luogo dove, come in America, in altri posti del mondo, c'è il vizio di prendere la roba già pronta, addirittura anche la frutta già tagliata e messa dentro delle vaschette, una roba allucinante, secondo me farà bene a queste persone. Voi che state a casa in Italia e che volete partire per la Scozia, io vi ho già detto che verso quest'estate farò poi un video per vedere come muoversi se la pandemia non finisce, però ne riparleremo dopo, adesso non ci pensiamo. Cosa potete fare? Intanto studiate l'inglese, andate di Duolingo, andate di film sottotitolati in inglese, sottotitolati in inglese, prendete un bel libro, iniziate a studiare, quindi l'inglese è la prima cosa che va fatta. E che dovrei fare anch'io. Se già conoscete l'inglese, vi consiglio appunto di affinare il vostro scozzese. Lo potete fare sia dai sempre citati film come The Brave o Trainspotting, anche il secondo se non l'avete visto.
O anche leggendo, perché ci sono alcuni libri come Harry Potter in scozzese o Winnie the Pooh in scozzese. Non so quanto siano facili da comprendere, però male non fanno, sicuro. In alternativa, di nuovo, posso consigliarvi di imparare il gaelico, almeno alcune parole. Voi direte sì, ma il gaelico che mi serve? E no, ragazzi, perché se voi deciderete di andare a vivere alla fine nelle isole Skye, nelle Ebridi esterne, ci sono italiani che vivono lì e che ho anche i contatti con loro, e ci sto anche organizzando alcuni video. O anche nel nord-nord delle Highlands, capite che lì il gaelico serve. In quelle zone, ragazzi, la lingua natia è il gaelico, loro parlano dalla nascita il gaelico. Quindi conoscerlo, secondo me, male non vi farà. E poi è interessante e bella come lingua. A me piace, la sto imparando. È importante rimanere sereni e ottimisti, ragazzi. Non buttatevi giù, non buttate le ortiche i vostri sogni, i vostri progetti. Finirà sta faccenda, vedrete che finirà. Vi lascio consigliandovi questo libro, Le colline sono solitarie. Parla della storia di un inglese che andrà per causa di forza maggiore a vivere per un breve periodo nelle Ebridi esterne. Ed è veramente interessante, è uno scorcio sulla cultura e sull'identità scozzese. Non so se riesco a trovarvi un libro del genere, identico, perché questo è un libro vintage, però su Amazon dovete trovare almeno una ristampa o una versione ebook. Potrebbe tenervi compagnia. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!